arriviamo ai testi di Pierpaolo. Io li ho definiti entrambi due testi polifonici, cioè sono testi che inventano una creatura perno, una creatura universale, babelica, che si fa trasmettitrice di mille voci. Mille è un'iperbole, ovvio, ma quando superiamo la decina, come sicuramente è il caso del Pellegrino, forse anche del Naso, sono storie. Ho fatto Shakespeare. Sono storie che portano in scena dei plot molto articolati, l'intreccio è forte, è solido, e però poi esplodono in questa proliferazione di personaggi che è tale da rimandarci a casa con una scatola giochi meravigliosa che abbiamo introiettato e che poi nei giorni successivi, quando torneremo con ricordo all'allestimento, farà sì che noi si riveda uno spettacolo a mille personaggi e dobbiamo fare quasi uno sforzo di ragione per ricordarsi che no, era solo lui, ma quanti ne ho visti? In questo senso siamo dinanzi a una scrittura prodigiosa e a dei testi che io ricordo di aver definito estremi perché proprio radicalizzano un modo di utilizzare il teatro non per consentire a un attore di essere un one man show, ma di essere una one man people show, non so, un'intera specie umana portata sul palcoscenico per tramite di una sua incarnazione individuale e sicura. Questa percezione chiaramente è tutta teatrale, quindi alla lettura non l'avrete, ma questo è straordinario, perché una cosa è la pagina scritta e un'altra è la sua esplosività scenica, però a leggerlo avrete altri movimenti, il poter tornare sulle frasi evidentemente, il poter gustare con pazienza e con recupero delle righe appresso, la capacità straordinaria che l'autore ha di non essere un ego. Eppure ce la sapevi la storia del Barbone di Sant'Angelo? Già quando eri fanello lo vedevi siccome stava buttato su quel ponte a magnasse l'anima con ricordo. Allora mo che ti è successo? Che è stato mai che ti ha fregato? Oh sguarda, ma è che è stato quello. Con qua la faccia, poi lui ci ingannava con quel sorriso. Diceva un po' devi stare attento, poi un po' devi aprire l'occhi. Sì, te pare facile. Già la vita è complicata. Proprio quell'occhi mi confondevano, quel modo che ci aveva di guardare, di fare, di pensare. Sì, lo so, amato, so, l'hai sempre detto. A farsene affari propri, se campa 100 anni. Ma mo io ti chiedo, ma dimmi un po', l'affari propri, quali sono? Una sera che tornavamo da un ballo a casa della donna Ortensia, mi stava a scherzare sua eminenza, monsignor Caracciolo, fino al portone del palazzo suo. Ah, vai Bruto, ah! Quando quello mezzo ubriaco, dormito com'era, comincia a bofonchiare tutta la sera sul seggiolino e mi fa dice, oni no. E come la stai portando, sta carrozza? Sì, è vero, Eminè. Bruto, lì al passo. No, è che siccome che ha piovuto che poco, a Roma di notte su ste strade ci vorrebbe la mappa delle buche per stare tranquilli. Per fortuna che io e Bruto se capiamo al volo. Ma dimmi tu se a Roma, capo Tamundi, no povero vecchio come a me per tornare a casa sua si è da rompere il corno. Sì, è 136. Al 25 di marzo, a Roma, Cesare Casimiro Corvallone, cavaliere de cappa e spada de sua eccellenza il cardinal Beaumonte, se stava a fare il comodaccio suo, a rigirannosi riccamente le dita, e senza il minimo timore di quello che gli sarebbe andato a capitare di lì a poco. Tanto per capisse, esse cavaliere de cappa e spada un prete nella Roma del Papa Re, voleva dire né più e né meno, ma forse più o meno che più, aprì lo sportello a sua eccellenza quando saliva in carrozza e sistemai il predellino sotto al piede quando che scendeva. Una faticata, insomma, ma abbastantemente prestigiosa da farlo presenziare a palazzi dei nobili e marchesi con l'appellativo di abate laico, libero quindi di servì non solo le tonache ma pure le sue... L'esperimento che a me piaceva tentare, ossia applicare tutto questo su una riscrittura e una riambientazione del Naso da Gogol nella Roma papalina. Francesca Caroli, che conosco dai tempi di scuola, sì. Cioè, quando andavamo alla Scaletta, nei favolosi anni 80, prima,
primi anni 80. Primi anni 80 addirittura. No, io dall'85 all'88, più grande. Adesso leggerà.